9 maggio, giornata dell'Europa. Ogni anno celebra la pace e l'unità del continente. Questa data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui nel 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica che avrebbe reso impensabile una nuova guerra tra le nazioni europee. La stampa di tutto il mondo era stata convocata al Quai d'Orsay per una comunicazione della massima importanza. Le prime righe della dichiarazione, formulata da Schuman in collaborazione col suo amico e consigliere Jean Monnet, già rendono l'idea della valenza profetica e dei propositi ambiziosi della proposta stessa, a posteriori considerata atto di nascita di quella che oggi è l'Unione Europea. La pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata senza iniziative creative all'altezza dei pericoli che ci minacciano. Istituendo una nuova alta autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per Francia, Germania e gli altri paesi che aderiranno, saranno realizzate le prime fondamenta concrete di una federazione europea indispensabile alla pace. Veniva così proposto di porre in essere un'istituzione sovranazionale europea cui affidare la gestione delle materie prime che all'epoca erano presupposto di qualsiasi potenza militare, carbone e acciaio. Tutto è cominciato quel 9 maggio. Al vertice di Milano nel 1985 i capi di Stato e di Governo hanno deciso di festeggiare questa data come giornata dell'Europa.